No, here I just Qui want to tell voglio this semplicemente message. So dire, you see, darvi questo messaggio importante. Per cui vedete you are doing this retreat, che tantra voi state practice, but facendo you un see, ritiro it della should be divinità, based una pratica tantrica, on però, what I ma deve said. essere basato su ciò che ho detto. You see? The first thing that I La prima experience, cosa è health, l'io, l'azione, attraction, l'oggetto, survival, vuol dire happiness, problem. l'inferno, I l'illuminazione, samsara, experience nirvana, felicità e everything is there. problemi, io, l'azione, l'oggetto, tutto quanto, You, whatever action, object, voi, you are qualsiasi reaching azione voi room, facciate, house, l'oggetto, il vostro stato di meditazione, everything del come from ritiro, la you. vostra casa, tutto quanto viene dalla vostra Everything mente. come from your mind. Tutto quanto viene This dalla vostra awareness mente. should be always there. Questa consapevolezza deve essere sempre presente. A person was taking care of you. La persona che si sta prendendo How you cura di see the voi, person? come voi vedete quella How persona? that person treat you? How you see the E person? come vi sta trattando quella Is also come persona? from your mind. Come How you vedete see quella that person? persona? Anche How quello that viene dalla person vostra acts? mente. How Come you voi see vedete that quella persona? Come quella person? persona vi appare e come voi le vedete? Vengono dalla vostra mente. The E come voi le person vedete? in Viene dalla vostra time mente. or on Se quella time persona or è gentile o non okay gentile con voi, he or she doesn't do what you want lui o lei. or that Non appearance sono this interessati a person quello che voi volete. Tutte quelle so apparenze what è appearance una what you see domanda che riguarda, viene dalla mente. Come vi appaiono that's the first thing viene, deriva that dalla vostra awareness is the mente. first thing. Questa è la cosa più importante. Quel In tipo your di retreat, consapevolezza deve essere you are la coming cosa awake. principale. That's the Anche first thing. quando That's the voi siete in basis. ritiro, voi dovete sapere che cos'è il ritiro. Questa è proprio la prima cosa. Quella è la base, la prima cosa. That's the first thing. Awareness. Quella è la prima cosa, Everything. la All consapevolezza, time. quotidianamente, Even tutti i you come giorni, outside, you sempre. walk or Anche se voi andate whatever, you fuori see. per una passeggiata o Same. qualsiasi cosa, Not only in the room, la not stessa only in your cosa. bed, Non but also soltanto in nella your retreat. stanza, non soltanto sul vostro letto, So non soltanto seduti sul vostro cuscino. that Questa è mindfulness. la consapevolezza di Then on base. top, La cosa consapevolezza. E poi, oltre a questo, So I action object or quindi the l'io, six l'azione, sense l'oggetto e tutti objects, quanti gli oggetti sensoriali dei sei merely sensi like the eye, sono merely meramente imprinted by the mind, etichettati come l'io, merely imprinted che è by the meramente etichettato dalla mente, meramente etichettato dalla It's like mente. that how I explained beginning, È see? così come l'ho spiegato all'inizio. Merely imprinted by the mind, È meramente etichettato dalla mente. Tutto, ma But you see, vedete? negative imprint left of past Le ignorance impronte of mentali all negative the true lasciate existence. dall'ignoranza del passato di So afferrarsi alla vera esistenza projected hallucination, proiettano truly existence, un'allucinazione, la vera esistenza, real, reale. everything, I, Reale. everything, six Tutto senses, quanto, l'io, tutto senses, quanto, gli oggetti dei everything, sei sensi, i you sensi, create, tutto quanto projected, è real, ornato, decorato, made everything real, proiettato come make vero. it real. Rende tutto quanto vero, reale, che appare reale.
not, you see, it is merely impeto by mind. No, è semplicemente veramente etichettato dalla mente, ma è totalmente opposto a quello. L'apparenza è completamente l'opposta a quello, opposta alla realtà. Non appare come meramente etichettato dalla mente, che vuol dire esiste, appare come esistente dalla sua parte. È proprio il gaccio, diciamo, l'oggetto sottile che deve essere negato nella visione prasangika. Questa è la visione corretta in accordo a prasangika. Questo è il modo corretto. Però è sbagliato, perché nel gaccia tramo è l'oggetto sottile che deve essere negato in accordo a prasangika. Non soltanto questo, ma questo appare non etichettato dalla mente, anche non etichettato, non pare che non sia mai venuto dalla mente, sembra che esista la sua parte, anche se si conoscono i fenomeni, anche i fenomeni che si conoscono come la mente, i sensi, come pure gli oggetti, gli oggetti sensoriali, tutto quanto. Quindi vedete, quindi quando voi siete in ritiro, il vostro ritiro deve essere consapevolezza. Questa è la consapevolezza di base che bisogna avere. Il vostro ritiro, la consapevolezza di base, la consapevolezza di base nel ritiro. È consapevolezza, consapevolezza che voi siete, che state vivendo in una allucinazione. Like awareness that the dream is a dream, not real, sort of thing real. Questa consapevolezza che siamo in ritiro, che questa allucinazione, anziché pensare che sia reale, anche se esiste il tempo senza ritorno, ora, adesso, durante il ritiro, dovete domare la vostra mente, così la consapevolezza dell'allucinazione, che è un'allucinazione. E questa è un'allucinazione. Bisogna riconoscere che questa è un'allucinazione. Ciò che è in realtà un'allucinazione. Così, così. Riconoscere che questa è un'allucinazione. Che è un'allucinazione. Ok? Così. Quindi, questo, quando fate il ritiro, dovete avere questo tipo di consapevolezza. Voglio dire che questo, nella vostra vita pratica, nella vostra vita quotidiana, è una pratica. Qualunque cosa voi state facendo, al lavoro, andate fuori, guidate la macchina, andate a fare la spesa, quando voi state viaggiando, oriente, occidente, nord, sud, ma naturalmente, senza parlare riguardo al ritiro, ma particolarmente, particolarmente nel ritiro dovete farlo. Ecco quello che dovete fare. Altrimenti cosa fate? L'essenza vera non c'è. Anche voi siete i trasferti principali del sentiero, non sono lì, non ci sono, capite? Ora scrivetelo. Nel vostro ritiro i trasferti principali del sentiero non ci sono. E allora il vostro ritiro diventa veramente povero, capite? Riconoscete, dovete riconoscere l'allucinazione e guardare l'allucinazione che è un'allucinazione. E questo è molto importante. Io faccio più confusione, magari mi portano in prigione. So, no, that's
that you must know. Quindi quello, quello dovete conoscere, adesso dovete scriverlo, scrivetevelo, particolarmente quando voi fate il ritiro. Cosa vuol dire che voi state facendo il ritiro? Che ritiro è? Il ritiro dall'attitudine autogratificante, il ritiro dall'ignoranza, l'ignoranza che si afferra all'io veramente esistente, all'azione veramente esistente, all'oggetto veramente esistente, quando non lo è, non è veramente esistente. E quindi l'altra cosa che ho menzionato, l'altra cosa che volevo essere nel ritiro, l'ho menzionato ieri, o ieri l'altro, non mi ricordo, l'ho già detto comunque questo. Vedete? Il ritiro di base è la consapevolezza della gentilezza degli esseri senzienti. Tutti quanti i vostri passati, presente, futuro, fino all'illuminazione, ogni singolo piacere, ogni singola bontà, fino all'illuminazione, il santo corpo del Buddha, la santa mente del Buddha, che sono qualità finite, basta quanto dice, tutte queste le ricevete da ogni essere senziente, da ogni formica, da ogni zanzara, da ogni lumaca, da ogni animale, da ogni essere degli inferni, da ogni essere dello spirito famelici, da ogni essere umano, da ogni sura, da veramente questo tipo di consapevolezza, le persone che vi servono, qualsiasi cosa loro facciano, e tutto il resto, da ovunque voi siate, da lì, e tutto il resto, pensate alla gentilezza. E da dove derivano appunto il Buddha, Dharma e Sangha, derivano dagli esseri senzienti. Quella è la base per il vostro ritiro. Scrivetelo. Altrimenti è semplicemente recitare mantra e finire il mantra. Sì, vabbè, poi no, niente. Il vostro ritiro diventa, è veramente molto difficile avere tempo per fare il ritiro, molto difficile, e anche se trovate il tempo e poi vi preoccupate di finire i mantra, e poi cercate di finire solo questo, e quindi il ritiro non è conosciuto, il vostro effettivo ritiro non lo conoscete, avete perso il senso del ritiro. Quindi sulla base di quello allora si pratica il tantra, sulla base di quello allora praticate il tantra. E quindi la pratica della divinità, e quindi la recitazione del mantra, tutto questo, sulla base di tutto quello che ho detto, sulla base di quello che ho detto, vi dico, scrivetevelo. Ok. Devo tornare indietro, a ripetere quello che ho detto. If you can do it, even se potete farlo anche. Vedete, ma oltre a questo, non so, oltre a questo che cosa, qualcosa di extra, qualsiasi cosa di extra, sapete, qualsiasi cosa voi facciate, ma perlomeno queste due cose, voi siete fare queste due cose, wow, fantastico, wow, se voi siete in grado di fare queste due cose, wow, è incredibile, capite? E quando così potete godere della vostra vita, così potete godere della vostra vita, una grande pace e felicità. E tutto quanto lo fate per gli esseri senzienti, qualsiasi cosa vi facciate lo fate per gli esseri senzienti, vivete per gli esseri senzienti, vivete la vostra vita per gli esseri senzienti.
per liberarli dalla sofferenza, affinché possano ottenere la felicità ultima e quindi condurre all'illuminazione. Vivete per loro. Con quel tipo di comprensione, allora vivete per loro. E fate qualsiasi cosa per loro il più possibile. E mangiare, dormire, camminare, qualsiasi cosa voi facciate, lo fate per gli altri. Allora veramente, fate veramente un buon ritiro, veramente questo è un buon ritiro. Ok.